Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi la Chiesa Universale celebra la memoria di San Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa. Nella nostra diocesi però questa memoria ha un titolo un po' più elevato. Abbiamo recitato in gloria durante la messa, perché qui da noi è festa. Perché penso che sappiate che San Tommaso d'Aquino è il patrono di Priverno, e Priverno fa parte della nostra diocesi, quindi San Tommaso è uno dei compatroni della diocesi di Latina. E sapete che è patrono di Priverno perché è morto all'abbazia di Fossanova il 7 marzo del 1274 mentre stava recandosi al Concilio di Lione. È passato, si è sentito male ed è morto recitando una strofa del Cantico dei Cantici, bellissimo, siede nella stanza, alzati colomba mia e vieni. Appena recitato quella frase è partito. Parlare in 5 minuti di San Tommaso d'Aquino è impossibile. È uno dei più grandi geni in assoluto di tutta quanta la storia, uno dei più grandi conoscitori dell'Altissimo. Io scherzando dico sempre che se avesse scritto le cose al computer e nel passato fossero esistiti i computer ai concili, l'avrebbero fatti molto prima, perché facevano copia e incolla. Perché il Concilio di Trento, per esempio, che è stato nel XVI secolo, per definire la dottrina sulla messa, sull'Eucaristia, eccetera, hanno copiato testualmente alcune grandi luci che ha avuto San Tommaso, per esempio sulla natura sacrificale della messa, sulla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, su cosa sono i sacramenti, su come funzionano i sacramenti. È stato uno dei pensatori più lucidi, e le cose, le intuizioni che ha avuto, appunto, sono diventate patrimonio del Magistero della Chiesa ufficiale, addirittura di alcuni dogmi, e non sono state molto superate. San Tommaso è stato un grande perché era un uomo umilissimo. Lui a scuola, vi racconto qualche aneddoto, lo chiamavano il bue muto. Era allievo di un altro grande dottore che era Sant'Alberto Magno. Era un bue perché era abbastanza grosso, ma non perché mangiava troppo, perché c'aveva delle disfunzioni. Pensate che si dice che lui facesse come penitenza, appunto penitenza, di mangiarselo. Era un frate domenicano che veniva dalla famiglia dei Conti di Aquino, anche questi abitano dalle nostre parti, nel Frusinate, e il padre non voleva che diventasse domenicano, perché insomma quelli erano poveri poveri, e l'ha tenuto rinchiuso dentro le segrete del castello di Aquino per diverso tempo, per non farlo uscire. Alla fine l'ha vinta, è diventato domenicano, ma a quei tempi quelli erano poveri poveri, non per scherzo, e lui come gesto di mortificazione si mangiava gli avanzi dei frati. Capite? Quindi non era certamente un ingordo, però era grosso per questo motivo, e lui ascoltava fino a quando stava a scuola, stava sempre zitto, per quanto era sempre profondamente attento ad ascoltare, anche proprio intriso di un profondo spirito di interiorità. Era un grandissimo uomo di preghiera, e i compagni lo prendevano in giro e lo chiamavano il bue muto. Un giorno Sant'Alberto Magno si è stufato e ha, in classe davanti a tutti, ha detto: sì, chiamatelo pure così, ma ricordatevi che un giorno quel bue muggirà, e il muggito di quel bue sarà sentito in tutta Europa. Se Tommaso d'Aquino questo sarebbe stato, è diventato professore di teologia a Napoli e alla Sorbona, ed era un'autorità indiscussa, insomma, anche sui tempi. C'è un aneddoto che adesso ve lo racconto, così non dormite più la notte. Un aneddoto di quando lui era professore. Questo fa venire un pochino paura, perché riguarda le bugie. Perché lui diceva, sull'ottavo comandamento, che le bugie non si dicono mai, neanche per scusa, la bugia scusatoria, e neanche per scherzo, la bugia giocosa. Diceva, peccato veniale. Allora una volta gli studenti, anche questo è fatto vero, per prendere un giro, dicevano: professore, c'è un asino che vola. Mo io sto sul lampone, non posso fare sceneggiate, ma lui si è alzato dalla cattedra, è andato alle finestre, ha cominciato a guardare a destra, a sinistra, sopra, è rimasto diverso tempo a vedere, e tutti i ragazzini, che erano i ragazzi, che dicevano: ah, professore, guarda questo, sta guardando, là si vola, e lo prendevano in giro. Io non si sono sposto per niente, è rimasto a guardare ben bene, torna alla cattedra, li fa finire di ridere, quando li tiene il silenzio dice: ridete pure ragazzi, ma sappiate che è più facile che Dio faccia volare un asino che non che dia al nostro amico il permesso di dire una bugia di scusa. Ghiaccio il cielo totale. Un'altra bella cosa, che fortuna che non l'ha fatta,
San Tommaso era anche un mistico, ma è inevitabile che sia così, perché capite, i teologi non dobbiamo immaginare come gente che si sta a scervellare su Dio, perché se ti scervelli su Dio non capisci niente, cioè Dio proprio completamente chiude le porte, ma è gente che si apre alla sapienza, ma dentro un discorso, un contesto di conoscenza con Dio maturata nella preghiera della vita cristiana. Mi ripeto, era un grandissimo uomo di preghiera. E pare però che poco prima di morire ebbe un'esperienza talmente forte, mistica di Dio, che gli aveva preso sta cosa. Esce dall'estasi e si era messo in testa che voleva bruciare tutti i suoi scritti. Era andato, voleva bruciare tutto. Allora fortuna che frate il segretario l'ha tenuto, gli era impedito, perché diceva: Dio mi si è rivelato, tutto quello che ho scritto è tutta paglia, è niente in confronto a quello che Dio è. Allora tu senti, a te ti si è rivelato, non sappiamo niente, ringraziamo che abbiamo sto patrimonio, state fermo. Ma lui voleva bruciare tutto, voleva questo per far comprendere anche una grande verità, che San Tommaso diceva sempre che noi di Dio non sappiamo quasi nulla, lui ne sapeva tanto, e che la massima conoscenza che possiamo avere in questo mondo di lui è sapere che per quante cose possiamo dire e pensare di lui, è niente in confronto a quello che lui è. Questa è una sua frase famosa. Ecco, ne è stato testimone. Ecco, però la bellezza di quello che ci insegna quest'uomo è che Dio si lascia conoscere da chi lo cerca con cuore sincero. Basta essere umili, disponibili all'ascolto e persone di preghiera. Non tutti ci hanno la mente, perché questi sono anche doni. Voi pensate che San Tommaso d'Aquino, dico questa, sapeva tutta la Bibbia a memoria, ma non è che semplicemente la citava. Se tu gli dicevi: senti un po', dimmi il primo libro delle cronache, capitolo 5, versetto 14, oggi c'abbiamo, io c'ho un computer a casa, lo trovo subito, ma lui te lo diceva a memoria, 2950 pagine di roba, versetto per versetto, capite? Cioè, sono veramente dei fenomeni, che sono doni straordinari. Però nel piccolo, chiunque desidera, lui era sempre, diceva, cerca la verità e la verità la troverai. Sicuramente, perché Dio, quando lo si cerca con cuore sincero, in maniera proporzionata alle nostre possibilità, alle nostre conoscenze, si lascia conoscere. E conoscere Dio è una cosa bellissima, fin da questa vita, eh? Quindi, certo, noi possiamo conoscere poco, però quel poco che possiamo conoscere, io un pochettino, forse qualcosina, un padre conosce pure, io assicuro che la vita è molto più bella quando si conosce un pochino il nostro Signore, piuttosto che quando si sta nell'ignoranza. Bene, ringraziamo Dio per il dono di San Tommaso, preghiamo in quest'oggi per i vescovi, che sono i maestri della Chiesa, per tutti coloro che adesso fanno i teologi, perché lo possano fare sulla luce del grande esempio che ci ha dato questo grande santo, e preghiamo anche per tutti coloro che cercano il Signore, anche per noi, che possiamo conoscerlo sempre meglio, perché possiamo conoscerlo sempre più in questa vita, servirlo e amarlo come possiamo, per poi goderlo nell'altro. Siamo dati Gesù e Maria.